Un piano regionale per l'informazione per rilanciare la strategicità del settore per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio e a salvaguardia dei livelli occupazionali. È la proposta lanciata da Nuove Socialità, associazione culturale, nel corso del forum sull'informazione e innovazione tecnologica per la crescita culturale e sociale del territorio, tenutosi presso l'Ordine dei giornalisti della Campania. Durante il dibattito sono state affrontate le diverse problematiche del settore, attanagliate dalla crisi e alle prese con l'evoluzione tecnologica che impone nuovi strumenti, nuovi modelli ed una costante sfida per la qualità dell'informazione e per l'attenzione deontologica di giornalisti e operatori a vario titolo del mondo dell'informazione. Ascoltiamo Gabriella Peluso, promotrice dell'iniziativa. Oggi parte l'iniziativa del Piano Regionale dell'Informazione, ovvero una proposta tesa a far sì che le istituzioni, la politica particolarmente regionale, si occupi di questo settore attraverso tutta una serie di incentivi che vadano a sostenere l'occupazione stabile e duratura, l'informazione di qualità e l'innovazione tecnologica, che è la nuova frontiera di questo settore, che però deve sapersi muovere attraverso una serie di regole precise. Presente anche il commissario di Agicom Antonio Martuscello, che ha evidenziato il potere dei cosiddetti new media soprattutto nell'attività politica. Riteniamo che l'informazione regionale, così legata al territorio, sia fondamentale perché costituisce un elemento di accrescimento della democrazia. Quanta più informazione c'è, tanto più il cittadino è consapevole, tanto più può esercitare un potere di controllo sulla politica, su quelle che sono le attività pubbliche, e quindi poi scegliere in maniera più consapevole.